Esercizio della rotazione di ogni dito. Posizioniamo la nostra mano sulla tastiera, nella posizione di Do, ogni dito su ogni tasto, dal Do al Re, Mi, Fa e Sol. E incominciamo il fare rotazione del pollice lentamente e contiamo 4. 1 ogni giro, 2, 3 e 4. Poi secondo dito, 1, 2, 3 e 4. 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 Dovete fare attenzione che le nocche devono essere sempre ben alzate, va bene, in posizione naturale. Non devono essere incassate in questa maniera, questo assolutamente no, in posizione naturale. Adesso facciamo un po' di estensione delle nocche, quindi facciamo, le contraiamo e poi le distendiamo, così. Ok? Una volta che sappiamo fare queste due cose, la rotazione delle dita e l'estensione delle nocche, con questo esercizio, vedete, è molto facile. Basta schiacciare e tirare fuori. Schiacciare e tirare Facciamo fuori. l'esercizio Delle articolazioni. Primo dito da solo. Secondo dito da solo. Terzo dito con il quarto e quinto. Il quarto dito con il quarto e quinto. E il quinto da solo. E così anche al ritorno. Per il ritorno sarà il quinto con il 4-3-2. Si alza. Il quarto con il 3-2, il 3 con il 2, il 2 da solo e l'1 da solo. Poi, una volta che sappiamo fare tutto questo e vogliamo riposare, allora prendiamo la mano, la chiudiamo in un pugno, la apriamo lentamente ed estendiamo senza sforzare. Mai dobbiamo sforzare, d'accordo? E cerchiamo di allargare le dita tra di loro. Vedi qua questi spazi? Cerchiamo di fare questa estensione delle dita, d'accordo? Lentamente, senza sforzare, è importante. E poi facciamo la rotazione del polso dai due versi. Possiamo fare tre giri e poi cambiamo. Ok? Uno su, uno giù. Senza sforzare e poi di lato. Allora, ragazzi, vi ho dato un po' di esercizi da fare per le mani, d'accordo? Potete fare questi movimenti che sto facendo io, d'accordo? E poi tutto il resto ve li potete inventare voi. L'importante è che fate queste Fate questo lavoro e quotidianamente, poi poi ve lo controllo a lezione dal vivo. Ciao.